Intanto andiamo da Simone Zaccagni. A te, Simone. Ha segnato il doppio! Rodrigo Buonser! Ha segnato Rodrigo Buonser! 1-0 per il Gubbio! Rodrigo Buonser di piatto destro, ha piazzato la palla alla sinistra di Ginestra. Gubbio 1, Paganese 0, 32 minuti nel primo tempo. Gubbio 1, Paganese 0, grande azione sulla destra di Gomez, palla messa all'indietro come da manuale. E Buonfer è intervenuto di piatto, la palla forse è stata deviata da un difensore, ma è terminata ugualmente in fondo al sacco. 1-0 per il Gubbio, e adesso la Paganese deve provare a fare qualcosa, non soltanto a picchiare come in questo momento. Ammonizione per Radi per l'ennesimo fallo su Gomez. Gomez in aria, rete di Gomez! Si è scartato tutti e di sinistro ha piazzato la palla sotto il set, si è scartato tutto il campo, è partito dalla tre quarti, i giocatori come Birilli, i giocatori della Paganese, fino ad arrivare a pochi metri dal portiere, palla sotto la traversa, rete del Gubbio 2-0, una partita che sembrava difficile fino a 5 minuti fa, adesso è una partita molto più facile, il Gubbio deve ancora faticare molto, però siamo veramente vicini a quello che può essere un miracolo. Momento cruciale, a 11 dal termine, ecco parte Ferraro, tiro, rete, 2-1, la Paganese ha accorciato le distanze, ora tutti cominciano a guardare l'orologio. Mancano 10 minuti al termine, sembrava una partita chiusa, l'abbiamo detto però che nel calcio non bisogna mai pensare che la partita sia chiusa prima del 90. È finita la Spezia, quindi posso dire, e credo di essere il primo radiocronista che lo dice, che ufficialmente il Gubbio il prossimo anno giocherà in Serie B, il Gubbio giocherà in Serie B, il Gubbio in Serie B. Sembra un miraggio, sembrava qualche anno fa una battuta, sarebbe sembrato poterla dire, però il Gubbio si è meritato sul campo in modo incredibile, misterioso e affascinante la Serie B. Sandriani adesso avanza, lui ancora non lo sa, ma avanza, non lo sa che il prossimo anno sarà il capitano della squadra di Serie B. Lo immagina, lo vuole fortemente e se l'ha meritato, è il simbolo di un Gubbio che è partito veramente 15 anni fa dai dilettanti. E adesso il pubblico dice Serie B in un urlo liberatorio che teneva, covava da dentro da tanto tempo. Il Gubbio è in Serie B, guardate questa lettera, se la riuscite a leggere bene, significa che il Gubbio si è meritato una cosa incredibile, la Serie B a distanza di 63 anni, a distanza di vari giocatori che sono entrati ormai nella leggenda. Una squadra che me la raccontava mio nonno, che giocava contro il Palermo, contro il Taranto, esordì con il Lecce nella prima giornata. C'erano personaggi che sono entrati nella leggenda come Brando, Paccarini, Gambini, Silvestri, l'allenatore giocatore Masetti, che era il portiere, e adesso questi si chiamano La Manna, Sandriani, Gomez, Guaffer, Raggio Garibaldi, Borghese, Briganti, vorrei dirli tutti, dico questi. Doppia, anticipata ancora sul tubino, calcio di rigore, devo dire che non c'era, ma evidentemente anche l'arbitro vuole partecipare alla festa del Gubbio. Calcio di rigore per il Gubbio, siamo giunti al 46esimo, Bazzoffi era, c'è anche l'espulsione per il giocatore che ha commesso il fallo. A onore di cronaca dobbiamo essere fino in fondo dobbiamo essere onesti, Bazzoffi è stato anticipato in modo preciso, non c'era il rigore, ma è stato generoso anche quello di prima, evidentemente l'arbitro ha voluto salvare
ha voluto partecipare anche lui alla festa. Sul pallone Gomez contro Ginestra, è tutto pronto. Tutto pronto, l'arbitro fischia, parte Gomez, il tiro, la rete, 3-1 per il Gubbio, game over al Barbetti, game over nel campionato, ce lo dicono anche i giocatori, l'esultanza ve la posso far vedere, eccoli qua i giocatori, eccolo qua, che vengono a esultare proprio sotto di noi. Con la B è partita la musica, praticamente la partita è finita, anche se l'arbitro ancora fa giocare, la partita è virtualmente chiusa, il campionato è finito da qualche minuto. Farina ha una B rosso-blu di polistirolo formato gigante, blasonate, eccolo qua il triplice fischio, eccolo qua. Il Gubbio entra nella leggenda, il Gubbio è in Serie B, è un'emozione incredibile quella che stiamo vedendo qui al Barbetti. Partono le note di We Are The Champions, entra tutta la curva, era inevitabile che succedesse, ci sarà magari una squalifica, ma chi se ne frega, scusatemi il termine. È incredibile quello che sta succedendo. Il Gubbio, vi dicevo, 13-14 anni fa era in eccellenza, il prossimo anno andrà a giocare in Serie B. 63 anni dopo, quella squadra che era entrata più nella leggenda, nei racconti di Assia. Simone è emozionato, Simone è emozionato. Insomma, amici di TRG, di Radio Gubbio, ho preso il suo microfono perché non immaginate quello che sta accadendo. Non appena Simone avrà calmato l'emozione, ma ci siamo emozionati anche noi che non siamo di Gubbio, che abbiamo visto questa squadra crescere, partire da lontano, vedere questo stadio stracolmo di gente con il campo invaso dal pubblico, è una sensazione, un'emozione grandissima per anche per l'Umbria, l'Umbria che torna nel calcio che conta. Simone, ringrazio Marco che è salvato il calcio d'angolo perché è stato un po' colto dall'emozione. Riprendiamo la linea dallo studio. Tifoso, perché un giornalista, e vedere queste scene veramente ti inorgoglisce il cuore, ti fa sentire membro di una comunità orgogliosamente appartenente a una città, a una squadra. Vorrei essere lì con quei tifosi, ma sono qui a raccontarvi e a farvi vedere quello che sta succedendo qui con l'invasione. Non so se riuscirò a raccontare qualcosa del genere. È certo che lo scorso anno a San Marino credevo che avrei raggiunto il massimo dell'emozione con questa squadra. Pensavamo di retrocedere. Siamo andati in Serie B. È incredibile. Lo scorso anno credevamo che avevamo una squadra che si sarebbe salvata, forse. Siamo in Serie B. Ovviamente la gente adesso festeggia in modo incredibile a centrocampo e in mezzo al campo, scusate, non a centrocampo. Credo che i giocatori siano già stati spogliati. È un'emozione, Giacomo. Capisco che a raccontartela non è facile. Tu fai un lavoro che stare là in questo momento è una cosa difficile, però spero che con te e tutte le persone che oggi non possono essere nella partita abbiano vissuto nel migliore dei modi questa emozione, questa giornata.
8 maggio 2011 ce la ricorderemo di sicuro, vada come vada, è una partita che rimarrà nella storia del Gubbio. Giacomo, non so se hai qualche domanda, ora mi sono ripreso, sono pienamente cosciente di me.